travolto da un'auto che pare gli abbia tagliato la strada, è in gravi condizioni, ma per fortuna non in pericolo di vita. Il rider di 39 anni, vittima di un incidente stradale tra le 22 e le 23 di domenica sera a Livorno. Secondo quanto ricostruito sul momento, il Corriere stava procedendo a bordo del suo scooter in corso Mazzini dal mare verso il centro della città, quando all'altezza del Borgo San Jacopo si è scontrato con un'auto che viaggiava in direzione opposta. Un impatto brutale, in seguito al quale il rider, che stava effettuando consegne per la multinazionale Glovo, è finito violentemente a terra. Rimasto sempre cosciente, subito soccorso dal medico del 118, intervenuto a bordo di un'ambulanza della Misericordia di Via Verdi, l'uomo è stato accompagnato in ospedale con fratture multiple. E dopo l'incidente che è quasi costato la vita al rider, il conducente dell'auto ha abbandonato il veicolo ed è scappato a piedi. Al momento non risulta che l'auto fosse rubata. Stando ad alcune testimonianze, infatti, il conducente dell'auto, in preda allo shock, si è inizialmente allontanato a piedi, salvo poi essere rintracciato dalle forze dell'ordine arrivate sul posto. Potrebbe quindi essere accusato di omissione di soccorso.